Buonasera, benvenuti a Fatto in Casa, il programma con le ricette tradizionali, il programma nella quale riusciamo a documentare tutte queste ricette per voi a casa e anche per noi. E assaggeremo una ricetta molto molto buona oggi, diversa bisogna dire. Allora, buonasera anche a te Nadia. Ciao, buonasera a tutti. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì. Allora, una ricetta interessante perché appunto si fa in diverse regioni e si usa non soltanto, cioè tu la chiami il timpano praticamente. Sì, io la chiamo il timpano, sì. Sì, ma poi c'è la versione timballo. Sì. E tante altre poi variazioni che magari possiamo anche dare questi suggerimenti, sì, ai nostri amici a casa. Sì, sì, incominciamo a preparare la pasta e poi parliamo un po' di più di tutte queste variazioni. Sì. Allora, ho qui già la farina, aggiungo il resto, ho il sale e ho quel ingrediente che chiamiamo il baking powder, ma che sappiamo, sì, che tutti gli italiani lo conoscono come il... Come il magic. Il magic. Il magic, che conoscono tutti. Allora, il magic sono già tutti mescolati insieme. Qui un ingrediente che abbiamo aggiunto, abbiamo deciso di aggiungere io e mio figlio, un po' di parmigiano grattugiato che dà un bel sapore. Alla farina addirittura. Sì, sì. Allora, adesso dobbiamo aggiungere gli ingredienti che sono qui dentro. Ho già, okay, messo il latte, l'olio e adesso devo aggiungere due uova. Benissimo, allora tra un attimino vi parleremo, sì, dell'olio che usiamo oggi. Allora, questo è tutto da mettere insieme, gli ingredienti bagnati praticamente, agli ingredienti asciutti. Adesso mettiamo tutto qui dentro e per formare la pasta, ma questa dopo... è la pasta del timpano praticamente. Pasta, sì. E poi lo dobbiamo lavorare a mano per massimo un paio di minuti, perché deve essere liscio, bella liscia la pasta. Sì. Ok, allora, cominciamo. Bisogna dire, sembra un po' più complicata questa ricetta, Nadia. Sembra, ma no, no. Okay. Un pochettino di più. C'è abbastanza farina qui dentro. Certo. Ok, adesso basta, sì, dobbiamo lavorarla a mano. Allora, sì, è un po' più complicata perché, sì, è un po' più lunga, ci sono diverse tappe da fare, ma si possono fare anche in anticipo. Adesso spiego, come questa pasta qui, sì, ce n'è abbastanza. La pasta, questo è un tipo, diciamo, pasta frolla. Questa qui si può preparare anche un giorno o due in anticipo. Si prepara, si mette, si lascia nel frigorifero sicuramente e, sì, poi allora, basta uscirla fuori forse, non lo so, un'oretta prima di preparare, ma questa si può preparare davanti in anticipo. Allora. Che poi forse questa è la parte che è un po' più lunga da fare, vero? Sì, o sono, no, tutte, o sono tutte delle fasi un po' più... è una ricetta non complicata perché una volta che abbiamo gli ingredienti e si sa, sì, cosa fare, non è difficile, no, è solo che è un po' più lunga da preparare, è un po' più bisogna lunga dire. Allora io di solito quando preparo questo timpano, la pasta la preparo in anticipo. Mm-hmm. Le polpette che vanno dentro con il sugo li preparo anche prima, anche quello un giorno prima. Sì, la besciamella. Sugo normale, un sugo al pomodoro. Sì, per esempio oggi ho già preparato un sugo di pomodoro molto semplice. Allora una cipolla, due spicchi di aglio, sì, la passata di pomodoro, quello è già fatto. I polpette che prepariamo tra poco si possono fare in anticipo, la besciamella si può fare anche in anticipo, non si finisce mai. Poi ci mettiamo anche un po' di salsiccia già, sì, cotta, che si può preparare anche in anticipo. Ecco, questa è pronta. Ok, allora Silvana, bisogna dire una cosa. Dimmi. Che questa ricetta, allora la prima volta che l'hai vista, probabilmente tutti voi, sì, a casa che avete anche visto questo film Big Night, esatto, ricordate il famoso timpano che si, sì, porta a tavola. E questa è stata la tua ispirazione è per quella, preparare questa ricetta. Da quando ho visto quel film, che è dal 96 ormai, sì, se lo più di 20 anni, sapevo che a quel momento dovevo preparare questo timpano. Sì.
e infatti l'ho preparato subito dopo con un'amica per una festa di Natale, era buonissimo. Bene. Adesso mi passi un pezzo di carta di plastica, perché questo impasto è pronto. Lo metteremo al frigo per una mezz'oretta e passiamo subito ai polpetti. Ecco, io intanto magari ricordiamo l'olio che abbiamo usato oggi, e quindi Maestri Oleari, quest'olio, un olio con un tasso d'acidità bassissimo, allora si parla di 0,22%, ed è per questo che quest'olio è molto particolare, molto buono. Tra l'altro interessante, perché ricordiamo che la raccolta è fatta di mattina e vengono anche pressate lo stesso giorno, quindi immaginate, lo stesso giorno si fa tutto. Questo è un olio dalla Sicilia, allora per voi a casa ricordiamo, a very good oil to use. Main reason is because the acidity level is extremely low. It is 0.22%, one of the lowest acidity levels you'll find in oil. This is what makes this oil very good, very particular. It's an oil that is from Sicily, and we also remind you that what's interesting about this oil is that the olives are picked and pressed the same day. So that's very interesting, and it's what makes the oil very good. So we suggest it, we highly suggest it. Ok, passiamo subito alla preparazione dei polpetti. Allora ho qui il trio di carne macinata, vitello, maiale e manzo, circa 225 grammi. Aggiungiamo la mollica del pane fresco che ho messo nel latte. Allora cerchiamo di togliere un po' il latte, non vogliamo tutto. Un po' del liquido. Sì. Fai sempre così con le tue polpette? Sempre così li faccio. Bagni sempre la mollica? Sì, sì. Questo pane. Allora, aggiungiamo il parmigiano, ci vuole sempre. Prezzemolo. Ecco a te. E se mi puoi passare anche l'uovo, mettiamo l'uovo. Certo. Grazie. E un po' di sale e pepe. Così impastiamo questa... Questo è per fare più o meno 12 polpette, non ci vogliono più. Vuoi aggiungere un po' di sale e pepe? Certo. Allora, basta o un po' di più? Basta. E circa direi un mezzo cucchiaino di sale. Così? Sì. Ok. Allora, noi continuiamo con preparare le polpette. Appena ritorniamo si continua con questa ricetta, diciamo la ricetta di Big Night, il timpano. A tra poco. Di ritorno, continuiamo con questa bellissima ricetta del timpano oggi, originale. Sono sicura che tutti voi a casa prenderete nota degli ingredienti e della ricetta, Nadia. Sì, senz'altro, però quello che mi piace a me molto di questa ricetta è che si può cambiare secondo i gusti. Si possono aggiungere uova soda, sode, si possono aggiungere delle melanzane se una vuole una versione vegetariana. Esatto. Si può cambiare infinitamente, ma questa è la versione che piace a me e alla mia famiglia. Bene, allora vediamo tutti questi ingredienti. C'è molto. La pasta è già stata cucinata. Sì, la pasta è già stata cucinata, ma devo dire si deve cucinare un 3 minuti prima la cottura, prima che secondo l'istruzione sul pacchetto. Sì. Si deve cuocere meno, perché poi la mettiamo al forno un'oretta. Esatto, e continua la cottura. Esatto, allora è abbastanza al dente in questo momento. E sì. Questo sceglieresti sempre i rigatoni oppure ci sono altre paste che potresti usare? Io preferisco sia i rigatoni o le penne. Sempre rigate. Rigate preferisco pure, perché fanno una più bella presentazione quando è tagliata, poi vediamo alla fine. Sì, allora sono i migliori scelte secondo me.
Poi vediamo, allora, hai già preparato la besciamella. Allora, la solita besciamella con il burro, la farina, il latte e alla fine abbiamo aggiunto anche il parmigiano per dare più sapore, che poi mettiamo nella più pasta. Più sapore, più profumo. Si sente, vero? Sì. Ok. Poi abbiamo appunto finito le polpette e le hai messe al forno. Sì, allora io le polpette li preferisco mettere al forno una ventina di minuti e poi li aggiungo al sugo che avevo già preparato per minimo mezz'ora e anche fino un'ora di tempo per dare un bel gusto al sugo che abbiamo qui. Abbiamo messo le polpette a parte, il sugo è pronto. E la salsiccia è anche cucinata al forno? Questa l'ho cucinata al forno, se preferite si può anche mettere nel sugo, ma ho preferito metterla a parte per avere anche un po' meno di quel grasso quando si mette a cucinare. Certo. Allora, questi sono tutti gli ingredienti che abbiamo pronti qui per preparare il timpano. Allora, avevi anche scritto sul tuo blog, abbiamo visto che questa ricetta è interessante anche per il giorno di Capodanno. Io direi di sì, perché è talmente pesante che non volete servirla per la vigilia, perché tutti gli invitati saranno a dormire dappertutto nella casa, sui divani, sui sedili. Sì. Ti dico la verità. Allora, è meglio a mezzogiorno e con un'insalata leggera. Sì, si sa che la vigilia si mangia così tanto che almeno l'indomani, diciamo leggero, diciamo il timpano leggero. Sì, ma non è leggero. Allora, mai la sera, non lo suggerisco mai. Interessante per il giorno di Capodanno. Sì. Poi per quanto riguarda, parliamo del nuovo anno, parliamo del 2018. So I think this is a great New Year's resolution for everyone. Why not? To organize and be part of this wonderful trip in October. So it's a wonderful trip to Sicily with Nadia, with some cooking classes, with some excursions as well, where you will explore some wonderful places in Sicily, and you'll be staying right on a beach, from what I've understood. Right across the street, right across the street from the beach. So this is the New Year's resolution I think that many of you would like to have. So go right ahead and check out Mangia Bella blog, where Nadia Fazio has all the information. Yes, please do. All the information is there. And there's something else we were mentioning about your blog. Yes, well, I have lots of recipes on the blog and I try to post once a week. So I would greatly encourage people to subscribe to the blog by just clicking on subscribe on the blog and entering your email address. Mm-hmm. And then you will basically receive all the new recipes in your inbox by email every single week. Fantastic. So I encourage people to please subscribe to the blog. Allora, facile, andate su questo sito appunto di Mangia Bella, inserite il vostro indirizzo email e poi riceverete le ricette che Nadia inserisce appunto nel blog. Ogni volta avrete questo aggiornamento sul vostro email, quindi facile, inserite anche il vostro email sul blog di Mangia Bella. Sì. Allora, a questo punto ho tagliato anche le polpette, ti continuo ad aiutare? Sì, grazie, ho tagliato le polpette in due, ho tagliato la salsiccia in piccoli pezzi fine. Allora, questo è pronto, adesso il sugo, la besciamella, mettiamo in questa pasta qui, aggiungiamo la besciamella, tutta questa besciamella, guarda com'è buona, si vede, ricca. Ok. La consistenza è proprio giusta. Sì. Allora, qui aggiungiamo la besciamella e la pasta, questa qui è già cotta da prima, allora è già raffreddata anche. Non voglio che... Allora, si cucina la pasta in anticipo, la besciamella si prepara, si mette da parte. Sì. In questa qui aggiungiamo allora il sugo di pomodoro. Ecco. Anche già pronto. Ce n'è di roba qui, su questo infatti tavolo. Abbiamo magari ne lascio un pochettino per poi mettere sulle polpette. Ok. Allora, formaggio, please. Parmigiano? Sì, allora aggiungiamo il parmigiano. Vado? Sì, per piacere. Tutto? Tutto. Ok. Sì, ci vuole. E poi un po' di ricotta. Un po' tutta? Un po' tutta,
per avere una bella consistenza un po' più cremosa. Anche questo. Wow. Allora, e formaggio ricotta da aggiungere ai rigatoni col pomodoro. Sì. Besciamella è già fatta. E poi prepariamo, perché il timpano si deve cuocere qui dentro nel forno. Allora, quando ritorniamo ci prepariamo appunto con tutto ciò che rimane prima di mettere il timpano al forno. A tra poco. Siamo di ritorno, siamo pronti con il timpano. Allora, Nadia, abbiamo preparato il piatto che andrà al forno. Tra l'altro, sì, strano che questo è il piatto che metterai al forno. Ci va benissimo perché è acciaio inossidabile, allora va bene al forno, non c'è problema. Allora, prima l'ho imburato, l'ho spolverato con un po' di mollica di pane secco. Non farina. No, la mollica farina, di la pane. Mollica di pane, sì, che dà una bella, come si dice, nice texture di fuori. Sì, certo. Fuori. E adesso la pasta è stirata e tutta piazzata qui. E mentre stavamo stirando questa pasta, stavamo appunto dicendo, Nadia, che sai, io stavo pensando alla nonna che aveva tanti, tanti figli e che faceva il pane tutti i giorni. Immagini tu. È probabilmente anche la pasta fatta in casa tutti i giorni, ma immagina che lavoro ci voleva. Non posso immaginare, io oggi con il robot qui si fa in tempo niente. Eh sì, erano quei tempi. Noi manteniamo le ricette, però abbiamo gli attrezzi per facilitare un po' il nostro lavoro. Meno male. Ok, incominciamo? Cosa si fa? Mettiamo. Allora, prima metti tutta la pasta? Sì. Ok. La pasta con il allora, sugo. Rigatoni col pomodoro, ricotta adesso, e formaggio con le mani. Con le mani, perché la devo mettere più bassa, devi schiacciare. Se no l'altra dove la metto poi? Non ci sarà esatto. più posto. Ok, mettiamo i pezzettini di polpetta che abbiamo tagliato in due. Dobbiamo coprire allora questa pasta con le polpette con tagliate in due. Scusami. Con le polpette tagliate in due, poi sarà seguito di questi pezzi di salsiccia che abbiamo tagliato pure a fette fine. Sì. Ecco. Allora, sono 12 polpette praticamente tagliate in due ed è veramente ciò che ti serve per coprire. E vado con le mani. Sì, okay. Allora ti aiuto. Di salsiccia. Sopra le polpette aggiungiamo le salsicce tagliate. Qui, per dir la verità, a me mi piacerebbe anche un po' di uovo, le uova sode, ma mio figlio non era d'accordo. Allora, allora non per potevo. Il sapore tu lo aggiungi o per il colore? Tutti e due, sapore, colore, a me mi piace. Sì. Adesso qui mi è rimasto un po' di sugo prima, allora perché non... Lo aggiungi sopra? Sì, lo aggiungo qui sopra, un po' di sugo di più, perché no? Bene, facciamo vedere un attimino anche a casa che è così che bisogna che sia. And sembra già buono, Nadia. E aspetta, c'è l'altra pasta con la besciamella. Oh là là. Oh my gosh. Ci va? Ma se la schiacciamo credo di sì. Quindi si aggiunge. Schiaccia anche questa. Come sembra bello. Sì. Qui aggiungiamo un po' di più. Altra pasta. È pieno. Mi sembra che questa pasta è gonfiata di più. È cresciuta, esatto. Che adesso, profumino. I lati qui bisogna chiuderli. Veramente è rustica. Sì, quindi non è che deve essere tutta ricoperta con la pasta, ma solo un po' i lati. Adesso qui, prima di metterla al forno, aggiungerò un pezzo di carta di alluminio qui, perché non voglio far seccare e bruciare la pasta. Voglio fare cucinare qui i lati dove c'è la pasta. Quindi aggiungete soltanto al centro un po' di carta d'alluminio, carta argentata. Esatto. Qui si lascia così scoperto, vero? Al forno? Sì, perché qui si deve fare cucinare. Bene. Allora, siamo pronte, mettiamo il timpano al forno. Mm.
Il timpano è pronto, abbiamo tirato fuori dal forno. Per quanto tempo è stata la cottura? Allora, era un'ora e circa 10 minuti a 350. Sì. E adesso quindi è pronto. L'ho girato qui su questa tavola di legno e siamo pronti. Sì, per scoprire il timpano. Ah. Che bello! Ecco il timpano. Che bello. Si capisce perché il pane grattugiato è tutta un'altra cosa. Si vede la finizione che dà. Oh, com'è bello! È bellissimo. Allora, questo qui quando lo uscite dal forno è meglio lasciarlo riposare anche qualche minuto, perché quando si taglia, se no la pasta esce fuori. Sì, immagino è bollente ancora, sotto, vero? Sì, anche fino a una mezz'oretta, perché dentro è bollente e rimanerà caldo, ma adesso qui oggi però abbiamo fame, dobbiamo vederlo, vero? Esatto, e quindi fai tu. Ok, vado io. Ecco. Allora questo si taglia bene? Io direi questo 10 a 12 persone facilmente, forse anche di più. Eh sì, perché sazia, non è che hai bisogno di un grande pezzo. Sì, questo sazia. Ne sto tagliando un pezzo enorme. Sì, sto vedendo che questo è per minimo 4 persone, questo pezzo, eh? Magari questo ce lo condividiamo tra noi due. Ok, adesso vado con la spatola vicino. Vediamo. Wow! Ullala, bello. Dobbiamo fare vedere a tutti, quelli a casa, no? Sì, dentro, assolutamente, come bello. Quando si taglia, com'è bella. Adesso è caldissimo, allora un po' di pasta è caduta fuori, ma vedete qui di fianco la pasta con il sugo, polpette. E la pasta col besciamel, con la besciamel sotto che sotto cambia colore. Poi era rimasto prima un pochettino di sugo. Se una vuole può mettere un po' sul piatto, ne può aggiungere anche un po' sulla pasta qui per servirlo, perché no? Mm-hmm. Wow! Per la presentazione. Molto bello. Allora dobbiamo assaggiarlo, questo qui è un pezzo, come hai detto tu, per 3-4 persone minimo. Assolutamente. Allora, buon appetito! Buon appetito! Io vado qui con la besciamella. Allora io prima assaggio un po' col sugo. Ci riesco, un po' di tutto, ci vuole un pezzo di polpetta, sì, un pezzo appunto, di salsiccia, quello sto tentando di fare. Wow! Sì! È buonissimo! Vale la pena fare questa ricetta in casa. Almeno una volta ci deve provare, no? Almeno una volta è una cosa da provare. Sì, ma questa pasta intorno dà un buon sapore. E quindi oggi il timpano, ultima ricetta del 2017, Nadia. È vero, già? Sì, quindi l'anno prossimo saremo di ritorno con altre ricette e non ci resta che augurarvi a tutti un buon anno. Buon anno, Nadia. Buon anno, ciao. Grazie, ciao, buonasera.